Buongiorno a tutti e buon Natale. Volevo iniziare questo culto natalizio raccontandovi una storia. Chi è che conosce un nome, una città, una località che si chiama Tunguska? Quasi nessuno. Penso che c'è Matteo che lo conosce, ne abbiamo discusso ieri. Vi racconto una storia. È l'alba del 1908. Il 30 di giugno. Tunguska è una città, una località remota della Siberia, dove pochi abitano, perché è un posto malsano, lontano da tutto quanto, con la palude e le zanzare. È un posto dove non vogliono stare. All'improvviso, la poca gente, perché ci sono poche persone a Tunguska, vede una gran bagliore nel cielo. E qualche secondo dopo ode un gran boato. La terra trema, le case di pietra vibrano, i vetri si rompono, una ventata caldissima arriva. Le traversine della Transiberiana, la mitica ferrovia che unisce San Pietroburgo, che sta sul Mar Baltico, a Vladivostok, che sta sul mare del Giappone, vibra per centinaia e centinaia di chilometri. Poi il nulla, tutto torna come prima, non è successo niente, le persone continuano a fare quello che facevano prima. Ci vorranno 30 anni perché un esploratore decida di recarsi dalla città verso nord, dove è stato visto quel bagliore, in quell'alba del 30 giugno del 1908. Troverà una vastissima area devastata, dove non c'è più vita, 30 anni dopo. Devono passare quasi 150 anni perché dei ricercatori italiani scopriranno che un lago della zona, che si chiama Lago Cieco, altri non è che il cratere dovuto all'impatto di un meteorite o più probabilmente di una cometa. Una cometa tra i 30 e i 60 metri di diametro, che viaggiava a 54.000 km al ora. Ha distrutto 80.000 alberi, ucciso due uomini, devastato 2.150 km² di taiga, che è la foresta di conifere della Russia, generato un terremoto dell'ottavo grado della scala Richter, sviluppato una potenza di 5 megatoni pari a 1.000 bombe atomiche di Hiroshima, prodotto un'onda sonora chiaramente udibile a 1.000 km di distanza e un bagliore visibile per oltre 2 minuti fino a 700 km di distanza. Questo è uno scenario. Vediamo un altro scenario, un'altra cometa. Anno zero, la notte. Betlemme è una città a 7 km di distanza in linea d'aria da Gerusalemme. È una città del regno di Giuda, dove non molti abitano, perché tutti quanti abitano nella grande città di Gerusalemme. All'improvviso compare una stella, forse una cometa, e là si ferma sul luogo e là rimane per tempo come fosse un segnaposto delle mappe di Google Maps, lì. Non c'è nessun boato, la terra non trema, anzi da notte, e non c'è nessuna ventata calda, anzi la notte è piuttosto rigida, ma quella luce è destinata a rimanere ben oltre il tempo che si è visto a Tunguska e ad essere vista su tutta quanta la terra. Invece di aspettare anni per andare a vedere che cosa è successo e aspettare gli scienziati che vadano, invece quella sera stessa arrivano subito, che cosa? Dei pastori, delle persone umili, delle persone semplici, delle persone del popolo. Poi arriveranno gli scienziati, poi arriveranno i magi a scoprire che cosa era successo. Allora, che cosa è successo quella notte di 2019 anni fa, anno più, anno meno, in quella nuova regione della Giudea? E la prima. Isaia 9,6 lo racconta così. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte la luce risplende, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. A differenza di Tunguska,
Meta non ha recato morte e distruzione, ma ha recato vita. E la luce che non dura 2 minuti, ma una luce che dura per sempre. Giovanni 8,12. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. A Tunguska gli scienziati ancora stanno studiando che cosa è realmente successo quella mattina del 1908. A Betlemme il Signore ci ha fatto sapere ben prima dell'arrivo della cometa cosa sarebbe accaduto. Luca 2,10-11. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Nessuno aveva detto agli abitanti della taiga che sarebbe quello che sarebbe successo. Dio stesso invece aveva detto 700 anni prima, per filo e per segno, quello che sarebbe successo in quella notte. Vogliamo rivedere il versetto che abbiamo visto prima di Isaia 9. 700 anni prima il Signore aveva detto così: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Allora, che cosa è successo quella notte a Betlemme? La luce perenne è arrivata. Attenzione alle frasi che ha detto Gesù nel versetto di Giovanni. Gesù ha detto che lui è luce del mondo, è luce del mondo e luce della vita. Attenzione, non sono metafore, sono quello che accadrà realmente. Gesù è realmente, sarà realmente la luce che illuminerà il mondo quando sarà arrivato la sua seconda venuta. Vedi? Apocalisse 22. Non sono metafore. Gesù illuminerà, sarà la luce. Apocalisse dice poi che non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Io, Gesù, sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Ah, chi è che vedrà questa luce? Chi è che vedrà questa luce? Molte più persone di quelle che l'hanno viste a Tunguska. Giovanni 12,32. Gesù dice: e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Di che luce sta parlando Gesù? Gesù sta parlando della luce che si emana dalla croce. Una luce che dice tutti: attenzione, non tutti seguiranno, ma tutti la vedranno, tutti si gireranno. Ci saranno quelli che la seguiranno e quelli che non la seguiranno, ma tutti si gireranno a guardarla. Tu che sei qui oggi, oppure che mi leggi sul sito, oppure che mi ascolti sul podcast o che mi vedi sul video, tu hai visto la luce di Cristo, tu hai visto la luce della croce. Che cosa hai fatto? Che cosa stai facendo? Ti sei girato a guardare quella luce? Hai fatto come gli abitanti di Tunguska, che hanno visto la luce, ma poi non è successo niente nelle loro vite, e per 30 anni non hanno nemmeno saputo che cosa era successo. Oppure hai capito il motivo e la ricaduta di quella luce che viene dall'alto. Apocalisse 2,41. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, più la morte, né il cordoglio, né il grido, né il dolore, perché le cose di prima sono passate. Questo è successo qua con l'arrivo della luce. Tu potresti dirmi: vabbè Marco, però queste sono cose che accadranno, questa è l'Apocalisse, è alla fine dei tempi, io ho bisogno ora dell'aiuto, chi mi può aiutare? Giovanni 10. Io, Gesù, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quello che ti domando oggi, in questo giorno di Natale: hai accettato quella luce perenne? La stai seguendo quella luce perenne? Il Natale è questo che ti chiede. Ti chiede di essere l'esploratore che non aspetta 30 anni per andare a vedere che cosa è successo, ma ti chiede di essere il pastore che si reca subito quando hai saputo della notizia, per andare a vedere che è successo, che il pastore che abbandona le greggi e in una notte va ad accertarsi, e quella stessa notte si mette ad adorare.
Che cosa è successo? È successo che la guida per i miei passi è arrivata. Luca 1, versetti 78 e 79. La ora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Proprio come fanno le navi che attraversano acque pericolose, la luce di Gesù è il faro che guida le persone attraverso le tenebre del mondo. Gesù è venuto per dare la direzione della nostra vita, così come una stella speciale ha guidato i magi, i pastori, ad essere condotti in un luogo speciale dove era nato Gesù. Hai mai provato a guidare un'auto con gli occhi bendati? Io mi ricordo una volta ci fu un mago, Tony Binarelli, in televisione, che fece un esperimento del genere, ma c'era un trucco. Guidò bendato, ma era un mago, era un'illusionista, era un'illusione. Ma tu hai mai provato a guidare la macchina con gli occhi bendati? Spero di no. E alla prossima. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù è venuto a Natale affinché chi si affida a Lui non guidi mai con una benda sugli occhi, non navighi mai tra le onde senza sapere dove va e senza sapere dove la terra ferma. Non sempre la strada sarà facile, non sempre sarà facile. Ci potranno essere incidenti lungo il percorso. Non sempre il mare sarà calmo, ci potranno essere tempeste durante la navigazione. Sapete qual è la cosa più difficile nel navigare in una tempesta? La cosa più difficile per il comandante della barca è mantenere la rotta. Quando tu non sai qual è il sotto e qual è il sopra, perché sei sballottato a destra e a sinistra, non sai qual è la rotta, non sai dove sta la terra ferma. Quando le onde sono così grandi che non capisci più qual è il sopra e qual è il sotto, puoi smarrire la rotta. Il faro che Dio ti ha provveduto per mantenere la rotta durante le tempeste della vita non sarà mai troppo distante da non essere visto da te. È un faro che puoi portare con te tutti i giorni. Si chiama la parola di Dio, la Bibbia. Questo è il faro tramite cui Gesù ti illumina, e ti illumina anche nei momenti dove non sai più dove è il sotto e dove è il sopra, nel momento in cui sei nelle onde della tempesta della vita. Che cosa è successo quella sera? La luce che illumina la realtà è arrivata. Giovanni 3:20. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. La luce ha due effetti, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che fa vedere le cose come sono. Quello negativo è che fa vedere le cose così come sono. La luce non ha meriti né colpe di ciò che mostra, illumina semplicemente quello che succede. Se accade una cosa bella, la luce la mostra, ma non è merito suo. Se accade una cosa brutta, la luce la mostra, ma non è colpa sua. La luce illumina e fa vedere. La stessa notte dell'arresto, Gesù disse alle persone che venivano a prenderlo: perché mi venite a prendere di notte? Io ero tutti i giorni nel tempio, io ero nella luce. Ogni giorno ero là e non mi avete mai toccato, ma questo è il momento in cui trionfa la potenza delle tenebre. Avete fatto caso che le cose brutte accadono di notte? I rapimenti, le rapine. Gesù è venuto come luce e ha messo in evidenza tutte le cose brutte che accadono perché il mondo non obbedisce ai suoi comandamenti. Gesù dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Ma Gesù è venuto anche perché il mondo possa vedere quella luce, delle persone che ubbidendo
ai suoi comandamenti emanano la sua stessa luce. Matteo 5,14. Voi siete la luce del mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non dobbiamo nascondere la nostra luce, ma piuttosto noi, dice Gesù, dobbiamo essere luce. Noi che abbiamo creduto, noi che abbiamo obbedito, noi che abbiamo ascoltato, noi che ci siamo recati a vedere che cosa è successo per via di quella cometa, dobbiamo essere luce del mondo, dobbiamo essere là fuori a brillare. Non abbiamo più bisogno che la luce risplenda, non dobbiamo fare soltanto in maniera che la luce risplenda dentro di noi, che è una cosa buona, ma abbiamo bisogno che la luce risplenda per mezzo di noi, attraverso noi, tramite la nostra testimonianza. In conclusione, la cometa giunse dal cielo di Tunguska nel 1908, portò devastazione e la fine della vita per quelli che erano troppo vicini. Non c'era più niente. Ma per i molti che la videro, nulla cambiò. Tutto quanto rimase alla stessa maniera. E rimasero lì a lottare con la palude e con le zanzare. La cometa che giunse a Betlemme nell'anno zero portò un altro tipo di luce. Giovanni 12,46: io sono venuto come luce del mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nel mondo. Giovanni 10, versetto 10: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Mentre la luce a Tunguska non cambiò nulla per chi viveva là e sparì in pochi minuti, la luce a Betlemme ha cambiato la vita del mondo. Quella luce ha cambiato, ha sostituito completamente con la propria luce. È rimasta e noi non siamo più nelle tenebre, ma siamo nella luce. La luce a Betlemme ha cambiato la vita del mondo intero. La vita del mondo è cambiata tramite la luce. La luce è rimasta e noi non siamo più nelle tenebre. Possiamo avere guida, possiamo avere gioia, possiamo avere calore e possiamo avere vita. Gesù è la luce del mondo. Gesù è la vera luce del Natale e offre a tutti quel dono di luce, a tutti quanti quel dono di luce, che non è altro che la luce della vita eterna e la luce della salvezza. Se tu l'hai accettato, se tu quella notte sei andato a vedere che cosa ti diceva, che cosa indicava la cometa, come il segnalino di Google Maps, se tu sei andato a vedere nella stalla chi era arrivato, quello che era stato promesso, il principe della pace, il consigliere miracolo, allora proclama quella realtà, proclama quella luce, brilla affinché le persone possano rivolgersi verso quella luce. Se non lo hai ancora accettato, se tu non sei ancora andato, se tu sei ancora l'esploratore che non è partito per andare a vedere che cosa è successo a nord di Tunguska per via della cometa, apri il tuo cuore, sappi che quella luce è arrivata, esci dal freddo dell'oscurità, esci dal freddo dell'oscurità del peccato e della morte, esci dal freddo dell'oscurità ed entra nella luce meravigliosa di Cristo. La serie di predicazioni si intitolava Cosa stai aspettando? E ad ogni predicazione io ho terminato le predicazioni dicendoti cosa stai aspettando. Questa è l'ultima predicazione e ti ripeto, cosa stai aspettando? Se tu sei credente, cosa stai aspettando per brillare, per illuminare il mondo della luce di Cristo? E se tu ancora non hai accettato Gesù, cosa stai aspettando per accettare la luce in te? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere venuto come luce del mondo. Signore, tu sei la luce del mondo. Signore, tu sei la guida.
Signore, tu sei il faro. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io so che tu sei la luce del mondo. Signore, io so che tu sei la guida, che tu sei il faro. Io voglio seguire te. Nelle mie tempeste della vita voglio essere guidato dal faro della tua parola e dalla tua luce e dalla luce della croce. Signore, io voglio brillare per te, perché altri vedano questa luce stupenda che è arrivata in una notte a Betlemme e non è mai andata via dalla terra. Signore, fammi brillare, non soltanto dentro di me, brilla dentro di me Gesù, ma fa che io possa essere brillante e attirare tutti quanti a te. Ti prego di rendermi degno della testimonianza di quella luce perfetta che un giorno ci illuminerà e non ci servirà più il sole, perché tu sei la stella del mattino, Signore Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo